Amici di Sportiva d'Ascolto, immagini dallo stadio Posto di Prato La Serra, quindicesima giornata del campionato nazionale Under 15, giornata di recupero, si affrontano i padroni di casa dell'Avellino e gli ospiti del Pescara. Questa partita si sarebbe dovuta disputare lo scorso 15 gennaio, ma ci fu il rinvio a causa della nevicata che rese impraticabile i luoghi. Passiamo subito alla lettura delle distinte, partiamo dall'Avellino, squadra che ospita, che schiera Romano tra i pali numero 1, numero 2 Ricciardis, 3 Leone, 4 Virgilio, 5 Lupoli, 6 Serpico, 7 Viscovo, 8 Andreozzi, 9 Antonio Mozzillo, 10 Conte, 11 Gambino. In panchina siedono Esposito, Stabile, Liguori, Sena, Palomba, Arena, Marchise, Lecce, Benedetto, Mozzillo. Allenatore signor Pasquale Iuliano. Il Pescara risponde con Galante tra i pali numero 1, numero 2 Consorte, 3 Luca Mancini, 4 Blasioli, 5 Battimelli, 6 Nardi, 7 Chiarella, 8 Mazzella, 9 Mandolesi, 10 Tamburriello, 11 Pietro Mancini. In panchina siedono Peluso, Di Virgilio, Vedovato, Natale, Chiulli, Moscianese e Proietti. Allenatore signor Gianluca Temellin. Chiamato a dirigere il match il signor Carmine Cesarano, appartenente alla sezione campana di Nocera Superiore. Tutto pronto per l'inizio del match. Nel corso di questi primi 35 minuti l'Avellino attaccherà dalla destra alla sinistra dei vostri teleschemi, percorso inverso ovviamente per il Pescara. Avellino in completa tenuta verde, tradizionale bianco-azzurro anche per il Pescara. Dunque gara di recupero della quindicesima giornata del campionato nazionale Under 15, non disputatasi lo scorso 15 gennaio a causa del maltempo. Subito contrasti energici, il Pescara è in movimento, perde palla, un calciatore abruzzese prova a ripartire l'Avellino. Avellino che è reduce dalla bella affermazione interna di sabato scorso contro il Crotone, 1-0, la rete decisiva messa a segno nel primo tempo da Antonio Mozzillo. Avellino che staziona all'ottavo posto in classifica. Ecco Lupoli che sbaglia l'assist, mette in moto il Pescara, ma c'è l'intervento di Andreozzi in scivolata a fermare l'avanzata di Tamburriello. Rincorre la sfera Luca Mancini, sono due Mancini in campo, Luca e Pietro, uno maglia numero 3 che si appresta a battere la rimessa laterale, l'altro è il numero 11. Lo scambio tra i calciatori pestresi, Battimelli al rinvio, palla spedita direttamente in fallo laterale, rimessa con le mani a beneficio dei padroni di casa. Antonio Mozzillo prova a districarsi, deve vedersela con Battimelli che non molla, cross al centro, intervento risolutore di Nardi a liberare l'aria. Ora Tamburriello per il Pescara, appoggio sulla destra per il numero 11 Pietro Mancini, cambia gioco a beneficio dell'omonimo che però non controlla la sfera al meglio, regalando così un'altra rimessa laterale ai verdi di Irpinia. Ecco Riccardis con le mani, di testa Antonio Mozzillo, s'allunga il pallone, il numero 10 Conte, ecco il Pescara con il numero 6 Nardi, intervento in tackle di Andreozzi, ma la palla è ancora preda dei pescaresi. Mandolesi, palla all'indietro per Luca Mancini che si accontenta della rimessa laterale. Il match è iniziato da 2 minuti e 33 secondi, 0-0 tra Avellino e Pescara. Si lotta, va giù Antonio Mozzillo, lascia correre il direttore di gara. Ancora Pescara. Ruba palla il numero 7 Viscovo per l'Avellino, è in posizione irregolare però Antonio Mozzillo. Calcio di punizione per l'Avellino, non ha dato la regola del vantaggio, decisione alquanto singolare da parte del direttore di gara. La partita è iniziata da 3 minuti, 0-0,
Calcio di punizione per i padroni di casa. È pronto a battere Andreozzi. Eravamo convinti che il direttore di gara avesse segnalato la posizione irregolare di Antonio Mozzillo. Non ha lasciato andare per il vantaggio. Si lotta. Serpicolupoli. Lo scatto di Tamburiello per il Pescara. La prima sortita degli ospiti. Corner per gli abruzzesi. Quando il match è iniziato da 3 minuti. Scambio corto tra i due pescaresi, palla in aria, sfera allontanata. Antonio Mozzillo che prova ad involarsi, viene braccato da Blesioli. Antonio Mozzillo, alla fine il campo a disposizione termina. Rimessa laterale per il Pescara, non è riuscito a venire via Antonio Mozzillo agli avversari. Ha finito col decentrarsi troppo, ha finito con l'allungarsi il pallone. Rimessa con le mani a beneficio dell'Avellino che regala palla agli avversari. Intervento pericoloso di Viscovo. La gamba tesa del numero 7 proprio sotto gli occhi del direttore di gara. Ora imposta il Pescara con Blasioli. Qualche rischio per Blasioli. Risolve tutto Nardi. Battimelli avanza. Tamburiello. Ecco Pietro Mancini sulla destra. Cambia gioco Pietro Mancini. Il pallone scorre, non ci arriva Chiarella, lo lascia scorrere a maggior ragione Riccardis per guadagnare l'ennesima rimessa con le mani. E con la battuta Conte, appoggio per Andreozzi, Chiarella lotta e riesce a portare a casa una rimessa laterale. Gioca abbastanza spezzettato in questi primi minuti di partita, la svirgolata di un avellinese regala questa opportunità al Pescara. Ecco Tamburiello che vuole girarsi, conserva il possesso del pallone, alla fine c'è Consorte che erra l'assist per il compagno. C'è anche il fattore vento che condiziona l'andamento della sfera quest'oggi a Prato la Serra. La giornata è soleggiata ma ventilata. Viene fermato il regolamento Consorte, calcio di punizione per i biancazzurri. Pietro Mancini, Consorte. Avanza Battimelli per il Pescara, il lungagnone di mister Temellin. Palla nuovamente nella metà campo pescarese, viene fermato, però lotta, insiste, caparbio Antonio Mozzillo, non lo molla Nardi, ancora Antonio Mozzillo. Anzi Battimelli, chiedo scusa, non Nardi. Rimessa avellinese. È pronto Riccardis a rimettere la palla sul rettangolo di gioco. L'anticipo di Battimelli su Antonio Mozzillo. Andreozzi ruba palla, tenta la conclusione di destro, viene murato. Alla fine c'è il duro intervento da Tergo da parte di Andreozzi. Il direttore di gara richiama l'attenzione dei sanitari del Pescara per soccorrere il numero 5 Battimelli. Richiamo verbale per Andreozzi da parte del direttore di gara. Si rialza ora Battimelli e si ripartirà da un calcio di punizione in favore degli ospiti. Sarà Nardi ad andare alla battuta di questo calcio piazzato. Le indicazioni di mister Temellin ai suoi ragazzi. Appoggio corto di Nardi per Consorte che pasticcia col pallone, riesce a mantenerlo in campo ma lo regala agli avversari. Leone lascia scorrere il numero 6 Lupoli, poi Romano va a complicarsi la vita con questo folle rilancio sulle gambe di Mandolesi. Per fortuna dell'estremo difensore biancoverde Mandolesi non ha approfittato della favorevole situazione, sorpreso anche egli evidentemente dall'errore del portiere. La sfera gli è carambolata sugli stinchi, ma
si è poi spenta al lato. Gambino, il movimento di Gambino, braccato irregolarmente. Calcio di punizione per i padroni di casa. Il fallo su Gambino nell'alto numero 11, Pietro Mancini. Ecco Gambino, ancora in possesso palla. Temporeggia, decide di cambiare gioco, palla dall'altra parte per Riccardis, disturbato anche dal sole. Rimessa laterale per il Pescara. Con la gittata, il colpo di testa di Chiarella. Mandolesi lotta con Riccardis, Mandolesi vuole crossare, porta palla Mandolesi. Ultimo tocco è di Serpico. Rimessa errata da parte del Pescara. Inversione della battuta con le mani. Riccardis di nuovo, palla indirizzata a Conte. La sfera assume uno strano rimpallo, alla fine può impostare per il Pescara con sorte. L'appoggio per vie orizzontali a Luca Mancini. Palla intercettata da Capitan Virgilio per un attimo. C'è Nardi per il Pescara, siamo sull'out di sinistra. Il movimento di Chiarella, ora Tamborriello. Gambino allontana il pallone senza mezzi termini. Battimelli non si intende con Luca Mancini, altra rimessa laterale in favore dell'Avellino. Nono del primo tempo, 0-0 tra Avellino e Pescara. Di testa Lupoli, consorte, Pietro Mancini, Conte, sottrae la sfera a Blasioli. C'era stata l'apertura di Antonio Mozzillo a beneficio di Viscovo, che è stato però fermato dall'attenta difesa pescarese, che non si è lasciato trovare impreparata sul tentativo di triangolazione. Gambino intercetta per un attimo, Pietro Mancini, consorte, lancio lungo di consorte, palla in una zona di campo dove non ci sono mai gli abruzzesi, vita facile per Romano, che può abbrancare il pallone e rinviarlo lontano. Ecco lo spiovente, il pallone ricade nella zona di Luca Mancini, che di sinistro tocca il pallone e lo spedisce per l'ennesima volta in faro laterale. Nardi, si riparte da lui, appoggio sulla destra per consorte, prova a farsi vedere Pietro Mancini, ignorato. Ecco Nardi, servito, anzi no, Pietro Mancini, perché i calciatori dell'Avellino hanno intercettato il pallone di consorte che rientra in possesso palla. Movimento di Chiarella fermato. Virgilio, movimento del capitano biancoverde. Leone dialoga con Gambino, prova a farsi vedere Leone, ma secondo il direttore di gara sul tocco di Gambino il pallone è terminato in faro laterale. Non sono d'accordo gli spettatori presenti qui a Prato La Serra. Rimessa laterale per gli abruzzesi, lotta Virgilio, viene messo giù irregolarmente da Mandolesi. Calcio di punizione per la formazione allenata da Pasquale Giuliano. Reduce, ripetiamolo, dalla vittoria interna con il Crotone ottenuta pochi giorni fa. Ecco il Pescara, Tamborriello, Battimelli, molto alto di statura per essere un under 15. Ancora Pescara, attenzione all'incursione in area di rigore, ci pare del numero 7 Chiarella, anzi no, non si trattava di Chiarella. Intanto seguiamo questa ripartenza avellinese con Antonio Mozzillo, il colpo di tacco non sappiamo quanto volontario di Blasioli ha consentito ai pescaresi di recuperare posizione, ma ancora l'Avellino in movimento. Andreozzi viene fermato dalle lunghe leve di Battimelli, si distende il Pescara, occhio all'avanzata dei calciatori abruzzesi, si distende Romano e fa suo il pallone.
due capovolgimenti di fronte nell'arco di pochi secondi. Viscovo a cercare ancora lo scatto di Antonio Mozzillo, palla irraggiungibile per l'attaccante avellinese, rimessa laterale per il Pescara. Antonio Mozzillo, autore della rete che ha regalato 3 punti preziosi all'Avellino nella sfida di pochi giorni fa contro il Crotone, disputata qui a Prato La Serra. Serpico, lo scatto di Antonio Mozzillo che è in posizione regolare, l'uscita di Galante che riesce di un soffio davvero ad anticipare l'attaccante bianco-verde, scattato in posizione regolare, uscita di Galante che ha neutralizzato, che ha anticipato Antonio Mozzillo. Rimessa laterale per Avellino che resta in zona d'attacco, palla indirizzata proprio ad Antonio Mozzillo, di testa però alla meglio Battimelli che in quanto a statura è molto favorito. Ora lo scatto di Chiarella, occhio a Pietro Mancini libero sulla destra, anzi no, chiedo scusa, è Tamburiello, ancora Tamburiello. Tamburiello porta palla, aria piccola, la strada che attraversa tutta l'area di rigore, si perde il fallo laterale, ma c'è la segnalazione del signor Cesarano a decretare un fallo in zona d'attacco, calcio di punizione per l'Avellino. Pericoloso il Pescara, è la seconda ripartenza effettuata nell'arco di pochi minuti. Ancora Antonio Mozzillo che sta svariando tantissimo, si sta sfiancando, prova a crossare Mozzillo, traversone smorzato, c'è Virgilio per l'Avellino ad alimentare l'azione per i giocatori di casa, però il capitano è impreciso, Pietro Mancini. Nardi lotta con Viscovo, il fallo di Viscovo che viene ammonito, primo giallo di questa partita, ammonito Viscovo per fallo su Nardi. Calcio di punizione per la formazione ospite. Chiarella, Blasioli, viene anticipato Conte, consorte. Battimelli, ancora Pescara, Pietro Mancini, Tamburiello, la conclusione debole di Pietro Mancini dalla lunga distanza, tiro del tutto innocuo, nessun problema per Romano, il quale si appresta al rinvio. È il 16° di gioco, sempre 0-0 tra Avellino e Pescara, sinora nessuna occasione da rete degna di nota, anche se i ritmi si mantengono discreti. Virgilio, il capitano dell'Avellino, l'intervento da tergo di Pietro Mancini giudicato irregolare dall'arbitro, calcio di punizione per l'Avellino. Sarà Conte a battere il calcio di punizione. Ci si aspetta la gittata in aria da parte di Conte. E così infatti la battuta del numero 10, sfera respinta, Virgilio prova a rimetterla dentro, il Pescara la riallontana. L'intervento di Conte regolare. Intanto c'è stato un duro contrasto tra Conte e il numero 4 Blasioli. Pescara continua a giocare, si sgancia Nardi, il sinistro di Nardi, palla a lato non di molto. C'è stato un duro contrasto tra Conte e il numero 4 Blasioli. Conte si è rialzato, ma anche Blasioli è claudicante. Il Pescara comunque ha continuato a
a giocare. È pervenuto con Nardi al tiro. La palla è terminata al lato. Ricordiamo che, a meno che non si tratti di contatti che interessino il capo, il direttore di gara, se non ravvisa il fallo, non ha l'obbligo di arrestare il gioco. Conte. Gambino si libera bene dell'avversario. Gambino si accentra, ci prova. Dalla distanza ne esce una conclusione sbilenca. Galante. Appoggio per Battimelli. Si sgancia anche Mandolesi. Andreozzi viene fermato. Andreozzi, calcio di punizione. Eccettuato il campionato primavera, quest'anno la sfida tra le società di Avellino e Pescara è su tre fronti: campionato nazionale under 17, under 16 e under 15. Padova Serra quest'anno si è disputato Avellino Pescara under 17, hanno vinto i pescaresi per 1-0. Il gol decisivo di Borrelli, originario di Napoli. Ora Avellino Pescara under 15, poi ci sarà Avellino Pescara under 16 nella stessa giornata. Lancio in avanti, lotta Antonio Mozzillo, va giù l'attaccante biancoverde, guadagna un calcio di punizione. Avellino deve provare a sfruttare queste situazioni da fermo, queste palle inattive. Anche se bisogna fare i conti nella di rigore con dei marcantoni quali Battimelli e Nardi. Ecco la battuta da parte del numero 10 Conte. Va giù. Centrocampista biancoverde, calcio di punizione per il Pescara. È stato ravvisato un fallo in zona d'attacco. Il rilancio di Galante. Virgilio. Riccardis. Ancora l'Avellino, Virgilio prova a lanciare in maniera subitanea il numero 2 Riccardis. Ecco Riccardis che rientra, rasoterra, palla all'indirizzo di Antonio Mozzillo. Fa buona guardia la difesa del Pescara, ci riprova l'Avellino. Riccardis non riesce a crossare per l'opposizione di Nardi. Resta in zona d'attacco comunque la formazione padrona di casa. Viscolo, Riccardis, per l'ennesima volta Nardi gli nega il cross, anzi no, trattavasi di Luca Mancini. Virgilio, anticipo di Serpico su Mandolesi. Battimelli. Ecco il Pescara, Mandolesi allo scambio con un compagno, alla fine c'è rimessa laterale per gli abruzzesi. Palla gettata in avanti verso Mandolesi, ha cercato Mandolesi, Mandolesi riesce comunque a servire un compagno, si lotta una serie di impalli, calcio di punizione per il Pescara, c'è il netto fallo di Riccardis. Siamo proprio al limite dell'area di rigore, ha rischiato Riccardis. Opportunità per il Pescara quando siamo giunti al minuto numero 22 di questo primo tempo. Il fallo netto di
Riccardis, ineccepibile la decisione del direttore di gara di assegnare il calcio di punizione al Pescara. Opportunità ora per la formazione biancazzurra. 23esimo. Distanza abbastanza corposa. Posizione ideale per un destro. Ecco la battuta del calcio di punizione, la sfera che si infrange sulla barriera. Poi c'è fallo in azione d'attacco commesso dai pescaresi. Calcio di punizione per l'Avellino. La battuta di Romano, un po' indeciso il portiere. Eccolo il destro di Romano, lotta Antonio Mozzillo e finisce col commettere fallo. Calcio di punizione ancora per il Pescara. Aveva battuto il calcio di punizione per il Pescara a Masella, poteva far meglio, aveva beneficiato di una lunga distanza per ciò che riguarda il muro difensivo. Altra rimessa laterale, stavolta in favore dei padroni di casa. Con le mani pronto il numero 3 Leone, ancora Antonio Mozzillo, aveva provato a liberarsi della mossa degli avversari, è stato fermato con una certa facilità. Riparte il Pescara, Nardi, Battimelli, sbaglia la formazione ospite, Antonio Mozzillo anticipato da Nardi, calcio di punizione per l'Avellino, il direttore di gara ha atteso che si concretizzasse il vantaggio, la cosa non è avvenuta, ha fermato il gioco e ha assegnato un calcio di punizione all'Avellino da posizione interessante. Ora la squadra di casa che ha l'opportunità di sfruttare il calcio piazzato, vedremo se Conte, dovrebbe essere lui a battere, che farà meglio di Masella. 26esimo, folto il muro difensivo eretto da Galante, il direttore di gara raccomanda il rispetto della distanza regolamentare, è pronto Conte, il destro caldo del numero 10 biancoverde, uno sguardo alla porta, parte Conte con il destro e la palla che si spegne al lato, non di molto. Riparte il Pescara, lancio in avanti, ha intercettato Virgilio, ora Viscovo, Antonio Mozzillo, il pallone scorre, consorte può con una certa tranquillità alleggerire all'indietro per Galante. Battimelli, Gambino anticipa Luca Mancini, ancora Gambino che si invola, brucia in velocità Battimelli, palla in aria, si distende Galante e blocca il pallone. Buona iniziativa di Gambino che è riuscito a superare, a vincere il duello in velocità con Battimelli. L'uscita di Romano al limite dell'area. 27esimo. Ci avviciniamo alla mezz'ora di questo primo tempo che non ha regalato tantissime emozioni. Lo 0-0 sta rispecchiando in maniera fedele quanto si sta vedendo in campo. Virgilio, Riccardis, Virgilio, palla in avanti,
il colpo di testa a prolungare di Gambino, emessa laterale per il Pescara. Si lotta, calcio di punizione per l'Avellino. Ha ricevuto un colpo in pieno volto il numero 7 Visco. Ora Serpico, ancora Serpico, Lupoli. Conte, serve in qualche modo Leone, ora Virgilio per l'Avellino, cambia gioco, passaggio impreciso, l'apertura imprecisa di Viscovo, attendeva il pallone Gambino che lo riceve in questo momento e se lo lascia sfilare, non riesce ad addomesticare il pallone Gambino, la palla termina in fallo laterale, peccato, rimessa con le mani a beneficio del Pescara, Virgilio. Lancio in avanti, pallone a metà strada da Antonio Mozzillo e Gambino, ma Luca Mancini riesce a far scorrere il pallone ancora in fallo laterale. Chiarella, fermato Chiarella in maniera regolare, ma la rimessa laterale è ancora d'appannaggio dei biancazzurri. Movimento dei pescaresi, intercetta Virgilio che sta recuperando un numero cospicuo di palloni. Stavolta c'è rimessa laterale per la formazione dell'Avellino. Ancora Leone con le mani. Va giù Antonio Mozzillo. Secondo il direttore di gara è semplicemente scivolato, condizionato dal tentativo di sfuggire a Nardi. Ora il Pescara, sbaglia il Pescara, Andreozzi alla cieca, rilancio per Gambino, palla irraggiungibile per il numero 11, era buona l'idea di Andreozzi. Rimessa laterale per il Pescara. Battimelli, Gambino intercetta con il corpo, perde il pallone Virgilio, prova ad involarsi ma il direttore di gara lo ferma perché ha ravvisato un fallo ai danni di Tamburriello. La chiusura di Leone, consorte Andreozzi, di testa Blasioli, di testa Andreozzi, riesce ad avere la meglio a dispetto della statura. Ora Masella, Chiarella, fermato Chiarella in maniera regolare, Viscovo, ennesimo lancio per Gambino, vediamo se riesce a fare qualcosa di meglio Gambino, ottimo nel gioco di gambe, lascia scorrere Antonio Mozzillo, la finta di corpo a cercare di innescare Conte, ma è stato neutralizzato Conte. Ora Mandolesi, palla sulla testa di Pietro Mancini, fermato anche Pietro Mancini. Virgilio per l'Avellino, un po' di campo. Vediamo se riesce a verticalizzare il capitano biancoverde. La posizione di Antonio Mozzillo è regolare, il sinistro, il palo alla rete! Ancora Antonio Mozzillo, 31esimo del primo tempo. L'Avellino è in vantaggio, il diagonale letale di Antonio Mozzillo per l'1-0 campano. Palla indirizzata sul palo più lontano. L'impatto della sfera con il palo interno della porta difesa da Galante e poi la sfera che si è insaccata per il vantaggio dell'Avellino. Ancora Antonio Mozzillo concede il bis a distanza di pochi giorni dalla sfida interna con il Crotone. 32esimo, Avellino 1, Pescara 0. Attaccante ha eluso la trappola dell'offside e dalla sinistra con freddezza è riuscito ad indirizzare il pallone nell'angolo dove Galante non ci poteva mai arrivare, nonostante l'esterno difensore abruzzese avesse proteso il braccio sinistro nel tentativo disperato di intercettare il pallone o quantomeno di chiudere lo specchio della porta all'attaccante biancoverde.
ma Antonio Mozzillo è riuscito a centrare il bersaglio e a portare i suoi in vantaggio. Al termine di un primo tempo, siamo già oltre la mezz'ora di un primo tempo che sino ad ora era stato caratterizzato da penuria di emozioni. Ora la reazione del Pescara, lotta Lupoli, rimessa dal fondo per la formazione campana. Rilancio Romano, Leone, pasticcia, non riesce ad addomesticare la sfera, fallo commesso su Pietro Mancini. C'è stata prima la trattenuta di Leone ai danni di Pietro Mancini. Ci sentiamo di condividere la decisione dell'arbitro di assegnare il calcio di punizione. Leone era stato colpito al ventre dal pallone, ha provato a farlo suo, non c'è riuscito. Ora opportunità per il Pescara che è sotto di un gol. Calcio di punizione per gli abruzzesi nei pressi del pallone Luca Mancini e Tamburriello. Potrebbe esserci il tocco di Tamburriello per liberare il sinistro di Luca Mancini. Il disturbo di Pietro Mancini in panchina, in barriera, che si allontana. Sono quattro gli uomini sistemati in barriera da Romano. Intanto il direttore di gara discute con i contendenti il chiarimento tra i due giovani calciatori. Col tocco per Luca Mancini, pallone non filtra, l'Avellino riparte in contropiede, porta palla a Conte, siamo 3 contro 4, Andreozzi prova a lanciarsi da solo, Andreozzi rimessa dal fondo. Ha rischiato Galante nel buttarsi a corpo morto su Andreozzi. L'arbitro ha seguito con attenzione la dinamica dell'azione. Seguiamo il Pescara ora. Bisogna distrarsi. Pietro Mancini è in posizione irregolare. Duplice fischio del signor Cesarano. Si va a riposo con l'Avellino in vantaggio per una rete a zero. Il gol di Antonio Mozzillo al 32esimo di questa prima frazione di gioco che va in archivio. A risentirci per il commento del secondo tempo. Amici sportivi, alla visione ancora immagini dall'impianto sportivo opposto di Prato La Serra. Sta per iniziare il secondo tempo della partita di calcio Avellino-Pescara, campionato nazionale Under 15, match valevole per la 15ª giornata del raggruppamento C. È un match di recupero. Questa partita si sarebbe dovuta disputare lo scorso 15 gennaio, è stata rinviata a causa della neve. Il primo tempo si è chiuso con il team di casa, l'Avellino in vantaggio per una rete a zero. Il gol è stato messo a segno dall'attaccante biancoverde Antonio Mozzillo, che con un preciso diagonale di sinistro ha battuto Galante al minuto numero 32. Un primo tempo che, al di là della rete segnata da Antonio Mozzillo, non ha regalato grosse emozioni. Si riparte dunque, il lancio di Andreozzi per Gambino, riesce con il corpo a difendere l'uscita del pallone Luca Mancini. Passiamo subito alla rilettura delle distinte, pare che non ci siano stati avvicendamenti nel corso dell'intervallo. Dunque l'Avellino che schiera Romano tra i pali numero 1, 2 Riccardis, 3 Leone, 4 Virgilio, 5 Lupoli, 6 Lupoli, 5 Serpico, c'è un errore nella distinta. Viscovo 7, Andreozzi 8, Antonio Mozzillo 9, 10 Conte, 11 Gambino. In panchina Esposito, stabile Liguori, Sena, Palomba, Arena,
Chise, Lecce e Benedetto Mozzillo. Il movimento di Chiarella, intanto, seguiamo l'azione del Pescara, poi passeremo alla lettura della distinta abruzzese. Perde palla il numero 8 Masella, palla spedita in foro laterale. Dunque il Pescara risponde con Galante tra i pali numero 1, 2 Consorte, 3 Luca Mancini, 4 Blasioli, 5 Battimelli, 6 Nardi, 7 Chiarella, 8 Masella, 9 Mandolesi, 10 Tamburriello, 11 Pietro Mancini. In panchina Pelusi, Di Virgilio, Vedovato, Natale, Chiulli, Moscianese e Proietti. Allenatore signor Gianluca Temellin. Il tecnico dell'Avellino è Pasquale Iuliano. Viene fermato dalla sua incursione in area Conte. Ha provato ad attaccare in velocità il numero 10 dell'Avellino. Chiarella, il capitano biancazzurro, non riesce il lancio. Ora c'è Battimelli, tocco corto per Masella. Ancora Masella, prova a cambiare gioco, palla troppo lunga per Pietro Mancini, lascia scorrere Leone, rimessa laterale in favore dell'Avellino. Il secondo tempo iniziato da 2 minuti e 20 secondi. Ancora l'Avellino con Conte. Lancio preciso per Gambino. Siamo sul lato di destra. Cross di Gambino. Conte non arriva sul pallone. Reclama una spinta intanto Antonio Mozzillo. Ha lasciato correre il direttore di gara. È arrivato Conte con un attimo di ritardo. Pericoloso l'Avellino sul traversone di Gambino. Intervento di Virgilio. Vero e proprio Flangiflutti, ha recuperato tanti palloni il capitano dell'Avellino nel corso della prima frazione di gioco. Terzo della ripresa, Avellino 1 Pescara 0. Ecco Lupoli, Serpico, lancio di Serpico in avanti, palla troppo alta per Antonio Mozzillo che ha appena accennato allo stacco. Battimelli riesce a rinviare alla meno peggio, ancora Battimelli, tocco corto di testa per Luca Mancini, l'imbarazzo dei pescaresi. C'è anche il fattore vento da non trascurare quest'oggi. Viscovo, Conte si libera in qualche modo di Consorte, ancora Conte che circumnaviga, è sull'auto di sinistra, ancora Conte all'indietro per Andreozzi. Il rimpallo lo sfavorisce, ma c'è comunque rimessa laterale in favore dell'Avellino. È pronto Leone, palla in avanti, lotta Conte, il tocco di Conte favorisce però l'intervento di Nardi che si rifugia in foro laterale. Antonio Mozzillo, Conte, Andreozzi, ancora l'Avellino, la manovra fluida dei biancoverdi, Leone, il cross di Leone, viene contratto Antonio Mozzillo, prova a distendersi il Pescara, la conclusione di destro di Riccardis, gli applausi per il numero 2 dell'Avellino che senza pensarci su due volte ha provato da lunga distanza di collo piede il suo destro. Si è spento tra le mani di Galante. Buona iniziativa dell'Avellino. Adesso il Pescara. Chiarella al centro dell'area. Chiarella e il gol del numero 7 del Pescara. Al quinto della ripresa. Il capitano Chiarella porta i suoi sull'1-1. Il pareggio del Pescara nel momento in cui l'Avellino sembrava aver assunto in maniera costante le redini del match. È giunto il pareggio del Pescara con Chiarella. Si è accentrato il numero 7 biancazzurro e con un preciso destro ha spedito il pallone nell'angolino basso alla destra di Romano che nulla ha potuto. Ora Antonio Mozzillo, tutto da rifare per l'Avellino. Gambino,
ancora Gambino, si incunea, entra in aria lo slalom, poi Galante riesce in uscita bassa a far suo il pallone. Avellino dunque colpito nel momento in cui dava l'impressione di poter schiacciare in maniera costante gli avversari nella propria metà campo. L'uscita accennata di Romano, Lupoli viene strattonato irregolarmente, poi qualche scaramuccia tra Lupoli e l'avversario, il richiamo verbale di Cesarano, l'arbitro di questa partita appartenente alla sezione di Nocera Superiore. Un solo ammonito signora nel corso di questa partita, trattasi di Viscovo dell'Avellino. Allontana il pallone Nardi, palla in fallo laterale. Leone con le mani, dunque siamo al settimo della ripresa, 1-1 tra Avellino e Pescara, pareggiato per gli abruzzesi Chiarella. Pescara replica così alla rete, messa a segno da Antonio Mozzillo al 32esimo del primo tempo, che aveva sbloccato lo 0-0. Beh, magari si assisterà ad una ripresa molto, molto meno noiosa. Ancora Pescara, intervento di Lupoli, preciso, pulito. Gambino si fa sottrarre il pallone da Chiarella, l'autore del gol del pari, rimessa per il Pescara. Non riesce ad agganciare Tamburiello. Allontana Serpico, rimessa laterale. Rimessa con le mani per l'Avellino. Palla in avanti, stacca Luca Mancini, rimessa laterale ancora per i padroni di casa. Lotta Gambino, calcio di punizione, duro l'impatto tra Luca Mancini e Gambino. Punizione per il team biancoverde. Dialogano brevissima distanza Cesarano e Chiarella. Calcio di punizione per la formazione di casa, che deve ritrovare il vantaggio dopo essere stata raggiunta da Chiarella al quinto di questa seconda frazione di gioco. La battuta di Gambino, palla bassa. Sul pallone c'è Riccardis, sbaglia Riccardis, che rischio che si assume il numero 2 biancoverde. Ci sarà il giallo per lo stesso Riccardis. La scorrettezza plateale del numero 2 non è stata tollerata dal direttore di gara, che ha estratto il cartellino dal taschino. Secondo giallo è sempre ai danni di un calciatore biancoverde. Riccardis va ad aggiungersi a Viscovo. Calcio di punizione ora per il Pescara, batterà Tamburiello. Intanto si profila la prima sostituzione per l'Avellino. Tra un po' assisteremo sicuramente alla girandola delle sostituzioni. Infatti sta per arrivare il turno di Palomba. Esce Gambino, decimo della ripresa, applausi per Gambino. Al suo posto il numero 16 Palomba. Le indicazioni di mister Temellin ai suoi ragazzi, riusciamo a sentirlo sin da qui. Rimessa laterale per il Pescara, Andreozzi di testa, consorte, Nardi vince il rimpallo, l'Avellino può ripartire con Viscovo, Andreozzi, si distende la formazione di Giuliano, l'intervento da Tergo ai danni di Andreozzi, ci sarà giallo
per il numero 4 Blasioli, terzo ammonito in assoluto di questa partita, il primo per il Pescara. Calcio di punizione dunque per i padroni di casa. Si è rialzato intanto Andreozzi, batterà Conte il calcio di punizione. Del calcio piazzato, l'uscita di Galante che con sicurezza anticipa Serpico. Si rimette in moto il Pescara, lascia correre il direttore di gara Antonio Mozzillo. C'è fallo ai danni di Palomba, le scuse di Nardi all'indirizzo dell'avversario. Calcio di punizione per l'Avellino. Intanto c'è un calciatore pescarese a terra. Direttore di gara va a sincerarsi delle condizioni dell'abruzzese. Dovrebbe essere Blasioli, calciatore che è rimasto per qualche secondo disteso sul sintetico dell'impianto sportivo di Prato La Serra. Blasioli che risulta ammonito. Altra opportunità per la formazione allenata da Pasquale Giuliano. È pronto Conte a provarci all'altezza dei 25-30 metri. Ci riprova Conte. È uno schema Virgilio. La triangolazione che non riesce con Andreozzi. Palla fuori dall'area di rigore. Serpico non riesce ad alimentare l'azione per i suoi. Attenzione al contropiede pescarese. Pietro Mancini. Ancora Pescara, si ricompone lì dietro l'Avellino. Temporeggia ora la formazione ospite. Riceve sulla sinistra Luca Mancini, che si fa sottrarre il pallone da Antonio Mozzillo, che però perde il contrasto con Battimelli. Rincorre il pallone Battimelli, ringhia su di lui Palomba. Battimelli fa valere la propria stazza fisica. Insiste Palomba e la sua caparbietà fa sì che l'Avellino guadagni una rimessa con le mani. Sarà Riccardis ad andare alla battuta. Palomba prova a districarsi. Riccardis, calcio d'angolo per l'Avellino, che torna a premere. Tredicesimo, 1-1 qui a Prato La Serra tra Avellino e Pescara. Conte raggiunge la bandierina, da dove batterà il corner. Raccomandazioni dell'arbitro. Batte Conte, incorre la sfera sull'altro versante Lupoli, che però non riesce, desiste dall'impatto con la sfera. Nulla di fatto, rimessa laterale per il Pescara. Ancora Abruzzesi alla manovra, intercetta, indovinate chi? Virgilio. Ancora Virgilio, anticipato Palomba dall'intervento in chiusura difensiva di Consorte. Andreozzi la gira subito, non trova però nessun compagno, palla troppo sul portiere. Galante attento, serve Battimelli. Battimelli però non è preciso nel rilanciare. È fortunato, rimediato Luca Mancini per lui, ma la rimessa è ancora per l'Avellino. Di testa Battimelli, ora Tamborriello, Masella, non passa Masella, Riccardis, Palomba, Virgilio, Andreozzi, prova a cambiare versante l'Avellino, il lancio preciso per Conte a scavalcare Consorte. Ancora Conte, cambia gioco. Palla fuori dalla portata di Antonio Mozzillo. Non sarei sentita di tentare la conclusione a giro Conte. Rimessa laterale per il Pescara. Scampato pericolo per gli uomini di Temellin.
gioco interrotto, calcio di punizione per l'Avellino. Doppio cambio per il Pescara. Il numero 17 Moscianese, esce Battimelli, esce anche Pietro Mancini. Forse non è al meglio Battimelli, lo si è capito da quel rinvio sbilenco, da quel rinvio sanguinoso. Calcio di punizione per la formazione di casa. È entrato Moscianese per il Pescara, tra un po' vedremo chi è l'altro calciatore che è entrato assieme a Moscianese per il team abruzzese. Intanto Riccardis alla battuta del calcio di punizione. Scruta l'orizzonte Riccardis, il destro del numero 2. Palla allontanata però. Riccardis ancora nei pressi del pallone, la rilancia in avanti. In becca Viscovo, ancora Viscovo, vuole lanciare Palomba, l'anticipo di piede di Galante a rifugiarsi in foul laterale. 17esimo, sempre parità Prato La Serra. La mette in mezzo Antonio Mozzillo, palla in aria, ci prova Conte, conclusione debole. Galante s'adagia e blocca. Chance per Conte, che non è riuscito ad imprimere la forza necessaria al pallone per creare maggiori difficoltà al portiere avversario. Va giù Chiarella, punizione stavolta per il Pescara. Siamo già dalla parte opposta. Discute Tamburriello con il compagno. Indicazioni del portiere romano agli uomini sistemati in barriera. E con la battuta di Tamburriello l'anticipo di Serpico. Insiste il Pescara. Intervento di Riccardis ai limiti della regolarità su Chiarella. Allontana Lupoli, che riceve un duro colpo, chiedono il giallo quelli dell'Avellino. Calcio di punizione per la formazione campana. Il richiamo è all'indirizzo di colui che ha subito il fallo, Lupoli. Il direttore di gara non ha ritenuto l'intervento e i suoi danni da cartellino giallo. Calcio di punizione per l'Avellino. Batte Serpico. Conte. Palomba controlla di sinistra. Palomba non riesce nel dribbling. È terminato con un imbuto praticamente Palomba. Serpico. Lupoli. Anticipato Palomba. Ora il 17 Moscianese. Ancora Moscianese che serve Tamburriello. Andreozzi bravo ad anticipare l'avversario che poi lo arpiona. Attenzione perché Blasioli è già ammonito. Giallo, secondo giallo per Blasioli che se ne va sotto la doccia. Pescara che resta in 10 al 20esimo del secondo tempo. Dunque 15 minuti di partita in inferiorità numerica per gli abruzzesi. Espulso Blasioli per doppia ammonizione. Vedremo se l'Avellino riuscirà a sfruttare l'uomo in più in questo quarto d'ora di battaglia sportiva contro il Pescara. Corre ai ripari il tecnico abruzzese Temellin, via Mandolesi, terzo cambio per i biancazzurri. La palla di gol, la palla.
Calcio di punizione per l'Avellino. È pronto Serpico. La battuta del numero 5 biancoverde, palla in aria, una serie di colpi di testa, c'è fallo di Conte. È entrato Natale al posto di Mandolesi, maglia numero 15. Calcio di punizione battuto dallo stesso portiere del Pescara, Galante. L'altro calciatore in campo nella squadra ospite è Vedovato, casacca numero 14. Palomba non riesce in primo tempo a liberarsi dell'avversario, però il pallone si allunga e perviene a Nardi che si rifugia in foul laterale. Ancora Palomba dalla distanza, la palla non è uscita, fa su il pallone Galante indisturbato. Ecco il Pescara, il pressing di Viscovo, lotta Palomba, Nardi finge di servire il portiere. Moscianese, ancora Moscianese, intercetta Virgilio, rimessa laterale in favore degli ospiti. Serpico è rovesciata, da allontanare il pallone. Semirovesciata di Viscovo, gli spini allontanano la minaccia. Rimessa laterale comunque per il Pescara. È pronto Luca Mancini, 22esimo al nostro cronometro, sempre 1-1. Chiarella ha risposto da Antonio Mozzillo. C'è rimessa per l'Avellino. Il programma del prossimo turno di campionato, il 16esimo, Latina Avellino, Crotone Palermo, Napoli Pescara, Benevento Frosinone, Bari Perugia, Ternana Roma ed Ascoli Salernitana. Ci prova il Pescara, rimessa laterale per l'Avellino. Per questa classifica la Roma in testa con 49 punti, il Napoli a 41. Seguiamo Conte intanto, poi continuiamo con la lettura della classifica. Conte non riesce a mantenere il pallone in campo. Dunque, dicevamo, Roma 49, Napoli 41, Benevento 34. Seguiamo l'azione. Dunque la classifica: Roma 50, Frosinone, Napoli, Palermo 33, Salernitana 32, Benevento, Bari 30, Avellino 22, Perugia 21, Pescara 18, Ternana 16, Latina 16, Ascoli 13, Crotone 12. La prossima partita interna dell'Avellino sarà contro il Bari. Masella, palla ricacciata via, Nardi anticipa Palomba, lotta ancora a Palomba, il colpo di testa di Luca Mancini, ora Natale, rincorre il pallone Chiarella che desiste, rimessa laterale ancora a beneficio della squadra di casa. Lupoli con decisione, allontana di destro. La manovra pescarese. Viscovo prova a sottrarre palla all'avversario e ci riesce. Viscovo entra in aria. Palomba, il movimento di Palomba va giù. Il numero 16 dell'Avellino, tutto regolare secondo il direttore di gara. Il movimento di Masella fermato irregolarmente da Virgilio, calcio di punizione per il Pescara, chiede il giallo Masella.
il dialogo a muso duro di Cesarano con Masella, la battuta di consorte, la sfiora di testa Serpi, come è pronto Romano a far suo il pallone. Leone, anticipato Conte, fermato irregolarmente un calciatore pescarese, calcio di punizione per gli abruzzesi, opportunità per la formazione ospite, 26esimo al nostro cronometro, siamo sempre in parità 1-1 tra Avellino e Pescara. Calcio di punizione dunque per i biancazzurri che si riaffacciano in avanti. Sono pervenuti al pareggio con Chiarella al quinto di questa ripresa. La battuta del calcio di punizione, svettano in tanti. Mette d'accordo tutti Leone, ancora Leone. La palla è uscita, rimessa laterale per il Pescara che rimane in zona d'attacco. Manovra la formazione abruzzese, la palla esce, ci sarà rimessa dal fondo, battuta da Romano. Ricordiamo che il Pescara è in inferiorità numerica a causa dell'espulsione di Blasioli, avvenuta qualche minuto fa. 28esimo, sta per scoccare la mezz'ora di gioco del secondo tempo. Virgilio, la sfera non perviene ad Antonio Mozzillo. Tamburiello fermato, Andreozzi, Lupoli, cambia il gioco Lupoli per Antonio Mozzillo, lontano dall'area di rigore, ha provato a lanciare Visco, non poteva far meglio l'attaccante biancoverde che ha avuto il merito di sbloccare lo 0-0 al 32esimo del primo tempo. Riccardis, Viscovo, ancora Viscovo, vince il rimpallo numero 15 Natale. Tamburiello è in posizione regolare, Chiarella, Romano salva tutto, occasione gol per il Pescara, bravo Romano ad intervenire su Chiarella, si lotta, alla fine il signor Cesarano accorda un calcio di punizione al Pescara per fallo commesso ai danni di Masella. Altro cambio per l'Avellino, esce Conte, al suo posto il numero 17 Arena. Si accomoda in panchina anche Leone per l'Avellino. Dentro il numero 13 stabile. Doppio cambio dunque per Pasquale Giuliano. Poco più di 5 minuti al termine di questa partita che vede Avellino e Pescara sull'1-1. Match valido per la 15ª giornata del campionato nazionale Under 15. Girone C. Palla fuori dall'area di rigore. L'esitazione di Romano nell'uscita, poi c'è un duro intervento su Andreozzi, reclamano qualcosa qui della panchina del Pescara, non sembra nulla di grave fortunatamente per Andreozzi che si rialza. Calcio di punizione per l'Avellino, da segnalare l'opportunità capitata a Chiarella che a tu per tu con Romano si è lasciato sottrarre il pallone dalla propria disponibilità.
riparte il Pescara con Natale. Tamburiello. Conclusione smorzata, la presa facile di Romano. Deve sveltire i tempi l'Avellino se vuole portare a casa la seconda vittoria consecutiva in casa. Pescara si sta difendendo con ordine e, a dispetto della inferiorità numerica, non è che è rimasta rintanata, schiacciata nella propria metà campo, anzi ha avuto l'opportunità d'oro con Chiarella, ma il numero 7 non ha avuto la freddezza necessaria per superare Romano nell'uscita. Ancora Pescara che sta salendo di tono in questo finale di partita. L'Avellino sembra tirare il fiato. Anticipato Antonio Mozzillo. Natale. Serpico, Andreozzi. Virgilio, Fortunato. Virgilio il dribbling. Andreozzi colto in controtempo. Luca Mancini. Riparte il Pescara con Chiarella. Ancora Chiarella, inseguito da Virgilio. Chiarella riesce a crossare, manca il pallone. Lupoli, poi l'intervento di Viscovo, sbaglia l'Avellino, mancanza di lucidità in questi frangenti di partita. Ci avviciniamo al 70esimo, ogni frazione ha la durata di 35 minuti. Palomba, vediamo se riparte l'Avellino, no. Pescara insiste, Tamburiello. Moscianese, portapalla Moscianese, l'apertura sulla destra per il numero 14 Vedovato, se non andiamo errati. Ancora il cross basso, non è un granché, con calma stabile che può ragionare. Palomba lascia scorrere e mette in moto Antonio Mozzillo, è libero Palomba, eccolo Palomba, rete! Azione da manuale, contropiede letale dell'Avellino che ha visto come terminale Palomba, che con freddezza ha superato Galante. 2-1 per l'Avellino al 33esimo, i campani tornano in vantaggio. La rete siglata dal numero 16 bianco-verde dunque regala il 2-1 all'Avellino quando mancano 2 minuti alla fine dei tempi regolamentari. Si è un po' ripetuta la situazione in occasione del pareggio del Pescara. L'Avellino era stato colpito nel momento di maggior pressione all'indirizzo degli avversari. Anche in questa circostanza, quando il Pescara sembrava aver preso campo, sembrava non soffrire dell'inferiorità numerica, il guizzo dell'Avellino ha riportato in vantaggio i campani. Rimessa dal fondo, intanto, per il team di casa che intravede la seconda vittoria casalinga consecutiva nel giro di pochi giorni. L'Avellino che nel prossimo turno di campionato, abbiamo detto, si recherà a Latina. Il Pescara tornerà in Campania per affrontare fuori casa il Napoli. E se l'Avellino è vicino a conquistare la seconda vittoria consecutiva in pochi giorni, il Frosinone ha battuto il Pescara fuori casa nello scorso weekend. Consorte, Chiarella. Intervento di Lupoli, ci sarà calcio d'angolo per il Pescara. Gli assalti degli uomini di Temellin colpiti nel loro momento migliore. 35esimo al nostro cronometro.
da un minuto siamo nella fase di recupero, con la battuta del calcio d'angolo. Insiste il Pescara con Chiarella, ancora Chiarella, rimessa laterale per i biancazzurri, la gittata della disperazione. La panchina velinese prova a richiamare l'attenzione dell'arbitro perché vorrebbe effettuare un altro cambio. Palomba, Andreozzi, Virgilio, fallo di reazione di Virgilio, l'arbitro era voltato di spalle, non si è accorto a nostro avviso dell'intervento di Virgilio ai danni dell'avversario. L'impressione che ci sia stato un fallo di reazione, di un tentativo di reazione di Virgilio sull'avversario. L'ha fatta franca il capitano biancoverde, l'arbitro era voltato, non ha visto. Natale, Pescara non ci sta a soccombere qui a Prato La Serra. Rilancio di Consorte, l'apertura per Tamborriello che però è in offside, il gesto di stizza di Tamborriello. Si può effettuare il cambio ora. Esce Viscovo per l'Avellino, al suo posto Arena. Ovviamente il direttore di gara terrà conto di quest'altra interruzione. Entrato in campo Arena per l'Avellino. Rilancio di Romano. Bravo ad anticipare nell'uscita Chiarella e a scongiurare il 2-1 del Pescara. Ora l'Avellino è in vantaggio e difende a denti stretti il prezioso risultato. Moscianese con la forza della disperazione del Pescara e colpo di testa all'altezza del dischetto del rigore effettuato da Chiarella. 38esimo, siamo 3 minuti oltre il 70esimo. Il rilancio di Romano, Avellino 2 Pescara 1. Palomba riportato in vantaggio gli irpini. Antonio Mozzillo, l'altro autore del gol avellinese. Ancora Antonio Mozzillo, l'intento chiaro di mantenere il pallone quanto più lontano possibile nella prima metà campo, però il Pescara riparte, ha intercettato Arena, serve un avversario, dovrebbe trattarsi di Vedovato. Chiarella, non lo molla Lupoli, Chiarella perde palla, Luca Mancini. Il pubblico invoca il triplice fischio dell'arbitro. Ora scaramucce tra Luca Mancini e Andreozzi, ma c'è il triplice fischio del signor Cesarano che decreta la fine delle ostilità. L'Avellino batte il Pescara per 2-1 nella giornata di recupero della 15ª giornata del campionato nazionale Under 15 Girone C. Dall'impianto sportivo Posto di Prato La Serra è tutto, Mimmo Ascolisi al commento, Alfonso Iannone alla telecamera, risentirci ai prossimi eventi sportivi di Avellino TV.